Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per scegliere le partite sulle quali scommettere. Questo metodo servirà a darci delle indicazioni per selezionare le squadre che durante i 90 minuti della partita potranno segnare almeno un gol. Il consiglio importante che posso darvi è quello di non considerare le squadre ospiti, perché statisticamente segnano di meno rispetto alle squadre che giocano in casa. E anche di non considerare le quote a partire da 1,30 a salire, perché probabilmente sono squadre che non segnano tanto. Ma iniziamo il nostro esempio pratico. Per prima cosa selezioniamo le partite che ci interessano e dal palinsesto selezioniamo la giocata segna casa. Una volta scelto dal palinsesto la quota segna casa, scorrerò lungo le quote per selezionare quelle che potrebbero interessarmi. La prima quota interessante è quella 1,25. Noi abbiamo detto che le quote a partire da 1,30 a salire non le prenderò in considerazione. Analizziamo questa 1,25. Vado nelle statistiche. La prima cosa che devo fare è analizzare la percentuale di rendimento. La percentuale di rendimento della squadra di casa non deve essere inferiore a quella ospite. Qui abbiamo un 29% pari, e oltre a non essere inferiore non deve andare al di sotto del 50%. Dunque questa partita non la prenderò in considerazione perché sta sotto il 50%. L'altro parametro che prenderò in considerazione è lo storico. Non deve essere inferiore della squadra di casa, non deve essere inferiore a quello della squadra ospite. Andiamo avanti. Abbiamo una quota a 1,18. Andiamo in statistiche. Per prima cosa andrò a valutare il rendimento. La squadra di casa ha un rendimento superiore alla squadra ospite e il rendimento della squadra di casa non è inferiore al 50%. Poi andiamo a vedere sullo storico. Abbiamo che lo storico della squadra di casa è superiore di quella ospite. Dunque questa partita l'andrò a selezionare. Qui abbiamo una quota a 1,15, vado in statistiche ed abbiamo che nel rendimento abbiamo la squadra di casa al 57% ed è superiore alla squadra ospite e in più lo storico è pari. Dunque di conseguenza sceglierò anche la quota di questa partita. A 1,06 è troppo piccola, non andrò a considerare. Almeno quote non inferiori a 1,10. Qui abbiamo la quota 1,12. Andiamo in statistiche. Valuto prima i parametri della squadra di casa, il rendimento della squadra di casa, che è superiore alla squadra ospite, però è inferiore al 50%. Dunque di conseguenza non andrò a considerare questa partita. Andiamo avanti. 1,16. Vado in statistiche. Il rendimento della squadra di casa non è inferiore al 50% e in più è superiore anche alla squadra ospite. In più, mentre con lo storico abbiamo che la squadra ospite è superiore a quella di casa e dunque questa partita non andrò a selezionare. Vado avanti e abbiamo la quota 1,18. Per prima cosa andrò a valutare il rendimento della squadra di casa che è superiore al 50% e in più è anche superiore alla squadra ospite. Lo storico è non hanno mai giocato contro. Vediamo la squadra di casa, Cincinnati in classifica è superiore, va bene, questa partita la vado a selezionare. Andiamo avanti. Qui abbiamo una quota 1,45 che non andrò a considerare. Qui abbiamo una quota 1,18. La prima cosa che andrò a fare è valutare il rendimento della squadra di casa che è superiore a quella ospite e non è inferiore al 50% e va bene, mentre lo storico è pari, dunque di conseguenza andrò a scegliere questa partita. Andiamo avanti, abbiamo una quota 1,20. Aprendo le statistiche, la prima cosa da fare è valutare il rendimento della squadra di casa. Qui abbiamo che
è superiore al 50%, però è inferiore alla squadra ospite. Dunque non andrò a considerare questa partita, anche se comunque lo storico è pari. Non considererò questa partita e vado avanti. Questa procedura l'andrò a ripetere per tutte le partite fino a quando non avrò completato la mia schedina. Spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace oppure condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.